Per la città di Milano, il XIX secolo potremmo definirlo come il secolo della Piazza del Duomo. Già il Duomo, un cantiere iniziato nel 1387 e completato nel 1965 con la posa dell'ultima porta bronzea, opera di Luciano Minguzzi. Interminabile, anzi, lung come la fabbrica del Dom tra le date più simboliche ricordiamo il 1805, quando Napoleone impose di terminare la facciata dopo una pluridecennale discussione tra gli architetti. Facciata terminata nel 1813 da Carlo Amati. Ora si trattava di fare una piazza decente davanti al Duomo, in quanto essa si riduceva al sagrato, a uno slargo irregolare in direzione del broletto nuovo. Lo slargo era delimitato dall'isolato del re Becchino, che prendeva il nome da un'Osteria celebre e dal coperto dei Figini, edificio commerciale gotico. Nel 1839 l'imperatore d'Austria incaricò Giulio Beccaria di elaborare un progetto per una piazza del Duomo. Fu l'occasione per Carlo Cattaneo di pubblicare uno splendido articolo sulla rivista Il Politecnico. Quando il visconte, dopo aver con l'arte e con la forza annodato in ampia signoria tante popolazioni d'Italia, gettò le fondamenta del suo Duomo di Marmo, egli intese inalzare il più vasto, a quei tempi, e più suntuoso edificio d'Europa. Ma Gian Galeazzo Visconti morì molto prematuramente e Smarrito il senso primitivo della sua fondazione, essa parve ai posteri una muta congerie di pietre, un prestigio dell'arte imbarbarita. E così, la presuntuosa indipendenza o la bietta servilità di cento successivi architetti vi poté a suo bell'agio imprimere in ogni parte forme estranee e discordanti, ma la stessa discordia di quegli sforzi conservò il predominio della grande idea primitiva. Infatti, il Duomo riassume in sé stili che vanno dal gotico, al neoclassico, al barocco, ma la grandiosità del progetto iniziale copre questi difetti in una trionfale unità. Per dirla la Cattaneo, egli è ben consapevole della grandiosità del suo secolo, caratterizzato da grandiose conquiste tecniche e scientifiche. Il compimento del Duomo sarà vanto di questo nostro secolo. E corrisponde all'indole dei tempi. Il prossimo compimento del Duomo suggerì a tutti il bisogno d'assestare in forma di piazza gli spazi disordinati che lo accerchiano indecorosamente. Una piazza del Duomo, degna del tempio e della città e del più bello e ubertoso fra i regni d'Europa, è divenuta un desiderio universale. E l'amministrazione comunale deliberò appunto d'aprire una piazza del Duomo. Ed inaugurarla col nome del Principe Regnante. Qual è il Principe Regnante? Nel 1839 era Ferdinando I d'Asburgo-Lorena, da poco succeduto al padre. Per Cattaneo, il problema è che si tratta d'aprire la piazza nel mezzo di un'antica città. Ma fare una piazza non è rifare una città. Già abbiamo gravi problemi di orientamento. Poiché, mentre il Duomo, perfettamente orientato come vuole l'uso vetusto, si presenta ai quattro venti, la direzione quasi generale della più antica parte della città gli riesce obliqua. Questa è una storia che risale ai primordi di Milano, per cui il Duomo, edificato con l'abside verso est, secondo l'uso antico, è in linea con il perimetro difensivo del villaggio celtico, il quale corrisponde all'arco... Che collega il Cordusio con Piazza San Babila, ma è obliquo rispetto alla rigida scacchiera dell'impianto urbanistico dell'epoca romana, oggi sopravvissuto per esempio nell'area della Pinacoteca Ambrosiana e di via Spadari, ma che prima delle demolizioni novecentesche era molto più ampio e visibile. Giuseppe Pistocchi nel 1809 aveva. Proposto e riproposto di sgombrare intorno al Duomo un unico immenso quadrilatero. Era un progetto per una piazza rettangolare del Duomo, isolato, circondato da quattro lati di edifici porticati. Ma una tale piazza, nella sua sterile uniformità, renderebbe assai più manifesta l'obliquità della corte, della piazza dei mercanti e dei due corsi verso le porte orientale e ticinese. Traduzione. In mezzo a questo ipotetico immenso rettangolo, ad un osservatore balzerebbe all'occhio la disconnessione con via Torino, corso Vittorio Emanuele, la piazza dei mercanti e il palazzo reale, tutti storti rispetto al duomo. Dunque, a togliere in parte l'ultimo difetto, si era pensato poi di incavare nel quadrilatero una specie di nicchione semicircolare di fronte alle porte del duomo. Per accogliervi lateralmente lo sbocco di Porta Ticinese. Una soluzione che il Cattaneo giudica come incompatibile. Ma la massima sconvenienza di questo progetto stava nella enormità della spesa, che nei calcoli preventivi già saliva a 32 milioni di lire austriache, a carico del comune. Per dare un'idea, nel 1861 la lira austriaca valeva 0,86 lire italiane. E considerando il potere d'acquisto nel 1861 32 milioni di lire austriache oggi varrebbero circa 135 milioni di euro. Cattaneo rincava: una misera pertica di metri quadri 654 e mezzo. Vale poco meno di mezzo milione. È un selciato d'oro cangiato in fango che si calpesta. Anche Cattaneo ha fatto alcuni calcoli. Considerando le entrate annuali del Comune di Milano per pagare tutta la piazza? Bisognerebbe attendere niente meno che l'anno di nostra salute 2039. E se consideriamo gli interessi? In breve tempo il baratro del debito che ingoiò rendite di Parigi e di tante altre città ridurrebbe alla stessa condizione anche la nostra. Noi non abbiamo diritto di sperperare i beni dei nostri figli. L'esperienza ci insegna poi che quando un'opera deve continuarsi per un tempo indefinito non è possibile ottenere dagli architetti docile e fedele adesione al disegno primitivo. Abbiamo fatto quattro architetture diverse a un lato solo dell'ospedale, quattro o cinque alla Piazza dei Mercanti, 15 o 20 alla corte, e due o trecento sconcordanze nel Duomo. Il Palazzo Marino non è ancora finito e molte chiese vennero demolite. Demolite prima che avessero compimento. Con i cantieri infiniti e costosissimi, condanneremmo i nostri figli a finire le nostre fabbriche, e i figli dei figli a provvederle di piazza competente. Ora, già che ogni architetto ha le sue massime fisse, ed ogni generazione ha ragione di spendere il suo denaro a modo suo, e pur l'uomo aver moderazione e astenerci dall'intraprendere costruzioni troppo ombriziose le quali non si possano compiere in un trattabile numero d'anni e con proporzionate somme, sì perché non siamo arbitri della volontà dei posteri, né dei loro averi, sì perché potremo così sperare il conforto di vedere qualche mh, opera nostra compiuta a modo nostro e dire in vecchiaia ai nostri figli, questi sono i nostri monumenti e voi fate i vostri come va a grada». Il Cattaneo poi accenna che Altri urbanisti hanno proposto enormi piazze ellittiche o circolari sempre col duomo al centro, isolato. L'idea d'una vacua vastità mi rammenta agli unni che, prese le città, le disfacevano per attendarsi gustosamente nella pianura spazzata e silenziosa. La piazzetta di Venezia è uno spazio assai circoscritto, ma è pure la più pittoresca piazza del mondo. Non nacque architetto chi, per effondere un'idea ha bisogno di un circuito di mezzo miglio e di un tesoro di 32 milioni. Quando ci fossimo ben saziati di contemplare le arcate del lato di Levante e le stesse arcate dal lato di Ponente e le stesse a Tramontana e le stesse a Mezzodì, dovremmo infine sospirare a qualche oggetto che interrompesse quegli intervalli regimentati, quella monotona sembianza d'un camposanto. Una piazza quadrata, immensa! Tutta fatta di portici viene pavagonata al Lazzaretto di Milano, a un campo santo, alla noia più totale. Qual è la ragione per la quale lo sguardo non si stanca mai di ritornare al Duomo? Perché da poche file di piloni, acuminati al di sopra in aguglia, l'uomo di genio seppe ricavare un tale intreccio di linee, di piani, di fughe, che le forme sembrano muoversi armonicamente intorno a noi. Nessuna ragione ci vieta d'avere a lato del Duomo una corte e un palazzo arcivescovile, a tergo una chiesa succursale, un orologio, un portico, di fronte a una piazza rettilinea, dall'altro lato altri spazi, altri edifici, altri pensieri. Perché stendere il livello dell'uniformità sulla corte e sulle chiese, sui palazzi e sulle botteghe? Una piazza viva, fatta da architetture nuove ed antiche, con facciate diverse, che mostrano. Una città che ha già vissuto almeno 24 secoli, e non può essere condannata ad affondarsi tutta sotterra per risurgere quadrettata come un panno scozzese. Il cittadino vi troverebbe luogo opportuno agli usi della vita e ai piaceri dell'immaginazione. Quanto è contemporaneo, questo Cattaneo. Cattaneo cita Piazza San Marco Venezia, i cui edifici tradiscono tradizioni italiane, medievali, gotiche, orientali e asiatiche, tanto che la piazza sembra un riassunto della storia veneta e non una meccanica ripetizione di un meschino elemento. Nel 1839, dietro l'abside del Duomo, si stava per aprire l'attuale slargo con la costruzione del palazzo della veneranda fabbrica del Duomo, su progetto dello stesso Giulio Beccaria. Probabilmente qualcuno criticava il poco spazio dato al Duomo, ma Cattaneo scrive in via generale un tempio può avere o non avere piazza ai lati ed a tergo, ma non può mancare di una piazza alla fronte. Ed effettivamente, tantissime basiliche hanno una piazza anteriore, mentre mancano del tutto di uno spazio ai lati o posteriormente, come appunto la basilica di San Marco a Venezia, la basilica del Vaticano o il San Francesco di ma Napoli. Che forma dare alla piazza dunque? Prima della forma è necessario moderare le demolizioni, che rappresentano una spesa ingente, ma totalmente inutile, perché non si traduce in un qualcosa di visibile. I romani eressero la famosa colonna traiana, appunto perché non vollero che rimanesse ignota l'enorme spesa fatta nello spianare un colle in mezzo alla città. L'iscrizione attesta che la colonna misurava l'altezza del clivo spianato. Altrimenti chi avrebbe potuto accorgersi di quella sepolta grandezza? E similmente a Milano, una volta compiute demolizioni immense, si sarebbe dovuto mettere da qualche parte un'iscrizione del tipo Qui giacciono 32 milioni. E cosa ne pensa Cattaneo del progetto del Beccaria? Possiamo essere contenti della proposta fatta dal marchese Giulio Beccaria per la piazza anteriore del Duomo, a monumento dell'incoronazione. La parte della piazza anteriore al duomo avrebbe una superficie. Secondo il marchese Beccaria, di quasi 22.000 braccia quadre, cioè metri quadri 8.246. Gli edifici intorno alla piazza formerebbero un corpo solo con due braccia, e al di sotto vi correrebbe una loggia continua di circa 60 arcate, il che forma certo una bella passeggiata coperta. Le demolizioni sarebbero minime a danno dell'isolato del Rebecchino e delle prime arcate del coperto del Figini. Data l'antichità del coperto, le cui strutture murarie erano in parte quelle della chiesa paleocristiana di Santa Tecla, esso verrebbe ricostruito sopra una nuova linea rettangolare alla fronte del Duomo e verrebbe continuato sino al fondo della piazza. Al Cattaneo, amante della storia milanese, l'idea di distruggere il coperto dei Figini. Assurda. La piazza così determinata avrà uno sfondo di 125 metri circa, il che corrisponde assai largamente all'altezza della facciata del duomo, che è di soli metri 55. Gli edifici saranno tutti d'altezza uniforme e comprenderanno sotto alle logge un ordine di botteghe e di sovrapposti mezzanelli, e al di sopra almeno tre piani d'abitato. Sembra il progetto Mengoni, ideato 25 anni prima. Costo 3.122.156 lire austriache. Spese ridotte a un decimo. Per avere i soldi basterebbe aumentare del 3% le tasse comunali sull'estimo delle case e poi chiedere una sponsorizzazione ai commercianti interessati ad aprire un negozio sulla piazza. E sarà proprio così che il comune finanzierà. La costruzione dei portici della piazza. Cattaneo poi afferma che con queste cifre si raggiungerebbe l'obiettivo in soli 22 anni e non nel 2039. Cattaneo, quindi, è favorevole al progetto Beccaria perché si sa, intorno alla mole del Duomo si collegano tutte le nostre memorie e le nostre affezioni. Sotto quelle volte venerande e fra quelle splendide aguglie sono istoriate tutte le vicende delle nostre arti e tracciata tutta la curva del faticoso nostro incivilimento